Bene, un saluto a tutti gli amici di Android Blog. Quest'oggi siamo in compagnia dell'NGM Forward Infinity, un nuovo prodotto di NGM che gentilmente ci ha inviato per provarlo. Il dispositivo è un dual SIM, perciò direi subito di andare a vedere la particolarità dell'utilizzo del dual SIM con appunto Android. Quindi andrei subito nelle impostazioni di sistema. E qui possiamo trovare una parte relativa alla gestione SIM, cioè praticamente qui possiamo scegliere se attivare la SIM 1, la SIM 2 oppure la chiamata vocale, la connessione dati su una SIM oppure sull'altra. Mentre per quanto riguarda i messaggi invece, praticamente è molto facile perché ecco qui stavo già scrivendo: ciao, siamo qui con il nuovo, ecco, andiamo NGM Forward, non mi dà nessun tipo di problema dato che è anche installata di serie la nuova SwiftKey che io utilizzo sempre sui miei telefoni. E ok, qui ho fatto una correzione magari poco felice visto che non è Infinite ma è Infinity, e qui possiamo scegliere o SIM 1 oppure SIM 2 direttamente nel messaggio, quindi scegliere con quale SIM inviare il nostro appunto SMS. Nessun problema per quanto riguarda la tastiera, davvero di ottimo livello. Bene, per quanto riguarda invece le chiamate, direi di andare subito nella zona delle chiamate. Scusate, ma copro con il telefono le varie i vari numeri, e qui c'è la possibilità di comporre il numero con la tastiera e scegliere la SIM 1 oppure la SIM 2 per effettuare la chiamata. Direi allora di fare una chiamata al 190, sposto il telefono per effettuare la chiamata e vi faccio sentire un pochino come il telefono si sente in viva voce. Nessun problema per la ricezione o per altri problemi, diciamo, in chiamata o altro. L'audio è pulito e ci sentono molto bene dall'altra parte. Questo è il massimo. La telefonia mobile e internet con smartphone, chiavetta e tablet, digita 1. Per la telefonia fissa e ADSL, digita 2. Diciamo che l'audio è di buona fattura, forse è un pochino, al massimo distorce un pochino, ma direi nessun problema particolare. Non fate caso al fatto che mi ha detto che la batteria si stava scaricando, perché comunque la batteria di questo telefono regge abbastanza e riusciamo in genere a coprire una giornata con un utilizzo medio, anche un po' intenso, di quello che ne faccio io perlomeno. Andrei quindi a vedere subito il GPS, farei una prova, lo status GPS, per vedere un pochino, vediamo se è attivo, non è attivo, lo attiviamo subito. Ecco, e vediamo un po' il tempo impiegato a fare il fix e quindi un po' la situazione. Vediamo un po' se riesce il telefono a fare un aggancio satellite abbastanza rapido. Ne vede già 6 dopo forse 5-10 secondi che abbiamo acceso il GPS. Vediamo un po' se però riesce soprattutto ad agganciarsi ai satelliti. Io ho provato Google Maps su questo dispositivo e devo dire che ha funzionato benissimo, nessun tipo di problema, però Google Maps oltre al GPS sfrutta anche la rete dati, quindi sicuramente non sfruttando solo il GPS non si riesce a capire bene se il GPS funziona in modo reattivo o meno. Direi però che forse sta mettendo un pochino troppo tempo ad agganciarsi ai satelliti, perlomeno rispetto ad altri dispositivi che io ho visto. Diciamo che però questo probabilmente sicuramente su questa applicazione è il primo fix, quello che gli sto facendo fare, visto che l'ho fatta su Google Maps e altri, il primo fix, ma non su questa applicazione che ho scaricato apposta per testare il GPS. Però direi che anche su altri telefoni dove ho fatto il primo fix da questa applicazione hanno reagito molto meglio. Direi di non continuare. Diciamo che per quello che ho visto io, la navigazione satellitare tramite Google Maps è più che buona, forse utilizzando un navigatore mappe offline avremo qualche problemino. Detto questo, andrei allora a parlare di parte internet, quindi di browser web. Ero su diretta ieri sera, visto che stavo controllando la partita dell'Italia perché non ero a casa. Direi però a questo punto di lasciar perdere il calcio e di passare ad Android Blog e aprire quindi il nostro sito per vedere anche un po' i tempi di apertura e come si comporta il telefono.
mettiamo un po' di luce magari anche, ecco, si era un po' scuro troppa la stanza. E telefono, ecco, che puntualmente si è spento. Direi quindi che il telefono è arrivato tranquillamente ad aprirci Android Blog. Lo scrolling è più che buono, anche se sta ancora caricando leggermente. Anche riesco a fare lo zoom tranquillamente, quindi ad ingrandire e ad rimpicciolire la pagina. Riesco a fare scrolling, quindi devo dire che il dispositivo si comporta davvero bene. Proviamo il doppio tap. Funziona benissimo, mi rimpagina subito la pagina, quindi direi nessun tipo di problema. Allora, a questo punto andrei a fare l'ultima prova su The Verge, però magari lo farei aprendo un'altra scheda, non la stessa, così magari lo stressiamo anche un pochettino. Proverei quindi ad aprire The Verge, che è un sito in genere abbastanza pesante e magari può mettere alla frusta questo tipo di telefono. Vediamo un po' come si comporta, naturalmente si aprirà la parte mobile. E noi poi andiamo a scegliere il full site nella parte inferiore. Ecco che si è aperto. E quindi qui scegliamo il full site e ora vediamo il tempo di apertura e soprattutto, più che il tempo di apertura, una volta aperto il sito, quanto ci mette il dispositivo a renderizzare la pagina, quindi a farcela vedere con una certa fluidità. Ecco che il sito si sta aprendo. Ci siamo. Non è ancora possibile visualizzare nulla. Nel frattempo, qua sotto vi faccio vedere che ci sono i classici toggle da utilizzare, quelli che si vedono, diciamo, sempre. Magari abbasserei un po' l'umidità, che mi sembra un po' elevata. Ecco, e qui possiamo vedere come il telefono ha già aperto la pagina e nonostante stia finendo di caricare, mi permette comunque di fare tranquillamente lo scrolling della pagina, di andare ad aprire, a chiudere il pincino, il pinch out e anche posso andare quindi, dicevo, no, ad aprire un'altra applicazione, un articolo e quindi una volta aperto posso vedere anche il caricamento, nel frattempo di qua abbiamo già aperto un'altra scheda, quindi anche di un articolo, ma devo dire che vedete si è già aperto e anche facendo il doppio tap viene subito reimpaginato senza alcun tipo di problema. Quindi direi ottimo il browser di questo NGM Forward Infinity. Bene, visto questo, allora passerei a parlare di fotocamera. Nel frattempo vi faccio vedere qualche applicazione inserita da NGM, non che ne siano tante, sinceramente. Abbiamo il file manager, per esempio, ho qualche icona ristrutturata, cambiata rispetto all'Android, un registratore vocale, la radio FM è importante magari per alcuni che serve, visto che non è presente su alcuni dispositivi Android, è presente Kingsoft Office per leggere i file Word e anche per Excel, poi è presente anche Asphalt 6 di stock, proprio che deriva direttamente dalla ROM che ha inserito ufficiale NGM, e NGM Nav e Wanderzoo, quindi un gioco, un navigatore e Asphalt 6. Questi altri sono tutte applicazioni che ho messo io e quindi come Asphalt 7, che proveriamo poi più tardi. Andrei quindi direi di passare subito alla parte della fotocamera. Dove sta? Eccola, fotocamera. Allora, la fotocamera di questo Forward Prime direi che è davvero di buon livello. Non è una fotocamera magari così eccelsa, che magari fa delle foto, diciamo, di un livello infinito, ma devo dire che si comporta davvero molto bene e realizza buonissime foto. Poi le andiamo a vedere. Qui possiamo vedere alcuni effetti che possono essere fatti, alcune scelte che si possono fare sulle foto. Le foto massime possono essere fatte a 8 megapixel, si può scegliere il numero di acquisizione di scatti continui, l'ISO, il tono della fotocamera, l'autoscatto e per quanto riguarda invece il video si può scegliere il microfono, la modalità audio e la qualità del video e quindi tutte le varie personalizzazioni. Andando poi nelle varie foto fatte, ecco, questa è una foto che è stata scattata in condizioni di luminosità davvero scarsa, direi scarsissima, e devo dire che la foto è venuta benissimo e anche andando a fare lo zoom i dettagli si sgranano leggermente, ma non così tanto, quindi buone anche le foto fatte al buio. Questo invece è un video realizzato
di giorno in piena luce ed è davvero un Ragazzi, ottimo noi video. siamo in compagnia dell'NGM Forward Infinity. Anche l'audio e anche lo zoom, devo dire che è di buon livello, visto che il telefono non perde di definizione quando si va a zoomare in modo particolare. C'è solo una leggerissima, leggerissima sgranatura, ma non troppo. E anche l'adattamento alla luce è più che buono, uno dei migliori video che io ho visto fare a, un dispositivo che io abbia provato con le stesse condizioni di buon tempo e più o meno le stesse condizioni di zoom. Anche questa foto devo dire che è davvero di buon livello, si vedono bene i contorni anche quando io vado a fare zoom, quindi devo dire che questo telefono realizza ottime foto. Questa è una macro, guardate come si vede bene questa foglia, sempre se riesco a farvela vedere. Se riesco dalla fotocamera a farla vedere, devo dire che perde davvero poco poco di definizione quando io vado a fare zoom. Non è così grave la perdita di definizione, riesco ad allargare davvero tanto la foto e non ho particolari problemi di visione. Quindi buona la parte fotografica e video di questo telefono, davvero di buon livello. Andrei allora a questo punto a vedere le nostre immagini di test. Questa è uno sfondo nero con una scritta bianca. Purtroppo c'è qualche riflesso della mia camera, mi dispiace per questo, ma non posso farci nulla, è il massimo. E devo dire però che, ecco, magari spostandolo così il telefono riesco a farvi vedere anche sullo schermo nero, davvero si vede bene questa scritta bianca. Non è proprio un nero nerissimo, ma davvero di buon livello il contrasto. Questo invece è il contrario, praticamente è uno sfondo bianco con una scritta nera. Anche in questo caso il bianco ci sembra davvero un buon bianco e il contrasto con il nero è più che buono. In effetti questa schermata, come ho acceso il telefono, mi è sembrato davvero di particolare qualità e davvero sono rimasto soddisfatto dallo schermo di questo telefono. Anche queste foto vengono rese davvero molto bene. Questa palette di colori non spara particolarmente i colori, ma mi sembrano davvero ben gestiti dal pannello, e quindi devo dire che tutte le foto che, ecco, vi sto facendo vedere, anche questa palette di colori, questi colori pastello, direi che è più che buona. Quindi infatti sono rimasto molto soddisfatto dal pannello, ripeto ancora una volta, di questo dispositivo. Bene, poi questo è un 480p, ma devo dire che era un classico che viene visto, visto che il 480p ormai li leggono un po' tutti. Direi di andare a fare prove un po' più interessanti, per esempio con i 720p, che naturalmente viene riprodotto da questo dispositivo. E visto che ci siamo, allora direi di fare un ulteriore, come dire, test, prova del 9 sul 1080p, che però, come potete ben vedere, il video non è supportato. In effetti, purtroppo, il 1080p viene solo riprodotto l'audio, ma non il video. E stessa cosa per gli MKV e per gli FLV, quindi vengono riprodotti i video a 720p e 480, vabbè, quindi se vengono riprodotti quelli a 720 naturalmente saranno riprodotti anche quelli con meno definizione. Bene, quindi direi allora di uscire dalla parte fotografica. Direi quindi a questo punto di fare alcuni test. Il primo test, per esempio, è questo. Volevo provare infatti ad andare a vedere se il telefono legge le chiavette. Quindi vado a prendere questa chiavetta. Questa è una chiavetta classica da 8 giga, quindi nessuna. Proveremo poi anche un'altra, questa qua di TK invece da 32 giga. Ho deciso questa volta di fare queste due prove perché magari mi è stato detto in passato che provando quella da 32 non tutti le leggono, qualche utente. Allora farei queste due prove. Prima metterei la 32, se legge questa è inutile mettere quella da 8, altrimenti metto quella da 8. Facciamo questa prova e vediamo se il dispositivo legge la chiavetta. La chiavetta non si accende, quindi direi che questo dispositivo non legge chiavette. Però per far provare il 9 metterei questa da 8 giga e vediamo se invece da 8 giga viene letta. Come ulteriore scrupolo andrei in file manager per vedere se magari c'è qualche possibilità di vedere. No, ecco, memoria interna, memoria SD, la scheda, la memoria purtroppo USB non viene vista.
magari se non so se NGM farà aggiornamenti futuri, potrebbe anche vedersi, ma per ora questa è la situazione, quindi devo dire che non funziona l'USB host. Bene, detto questo, andrei allora a fare le ultime due test. Il primo era sulla sul client mail, che funziona davvero bene, non abbiamo avuto davvero nessun tipo di problema sul client mail. Le mail vengono tranquillamente ricevute e vabbè, il classico problema è che non possono essere zoomate al minimo, ma fino a questo punto non pochi riescono a risolvere questo problema su Android, quindi diciamo che NGM si allinea a molti altri dispositivi, quindi anche da questo punto di vista classico client di Android. Bene, l'ultima allora cosa che andrei a vedere sono, anzi un'altra cosa, lo farò vedere, mi sono ricordato, nell'impostazione di sistema ci siamo andati prima, ma ci tornerei per farvi vedere la memoria. E quindi abbiamo 1.97 GB di spazio totale dato dalla memoria interna e poi la nostra microSD, e nel nostro caso la microSD è di 8 GB. E quindi andrei a questo punto su Asphalt e farei il test di questo gioco e andrei quindi a vedere questo gioco e chiudere il discorso. Scusate, ma mi era squillato il telefono che era in vibrazione, ho tolto la chiamata. Allora, attiva la connessione internet per proseguire, ma mi sembra che era attivata la connessione internet, infatti è attivata. Facciamo, vediamo un po' cosa è successo, perché mi sembrava di averlo scaricato il gioco e di averci anche giocato, purtroppo c'è qualche problema adesso. No, 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 ecco che sta partendo, infatti l'avevo scaricato prima, quindi mi sembrava davvero incredibile che ora mi dicesse di riscaricare o che c'è stato qualche problema durante il download. Infatti siamo, ecco, già pronti, ecco, Asphalt 7, il nostro classico gioco di prova, partita veloce. Direi allora di alzare anche l'audio al massimo per farvi sentire anche l'audio. Un audio non proprio così alto, ma devo dire comunque che ci permette tranquillamente di avere un audio di qualità anche in uscita dallo speaker. Naturalmente lo speaker posto qui a me, come forse già sapete, piace poco, perché quando si va a appoggiare il telefono sulla superficie tende a essere purtroppo il suono un pochino ovattato. Forse però questa lievissima incurvatura in basso dell'NGM, forse fatta dall'NGM, probabilmente riuscirà a sopperire un pochino al problema e a tenere un po' sollevato lo speaker dal tavolo. Detto questo, andrei quindi subito a partire questo gioco e vedere come viene riprodotto e come si può giocare. Direi di abbassare il volume. Ecco, buono la giocabilità di questo Asphalt, non abbiamo lag, impuntamenti o altro, buono anche lo schermo, quindi buona la velocità generale e anche buona la possibilità di gestire al meglio la macchina. Infatti non ho particolari problemi a utilizzare l'accelerometro o altri movimenti che faccio con la mano per guidare. Non fate caso ora alle mie doti magari non proprio eccezionali. E torniamo a parlare allora di queste conclusioni finali di questo dispositivo. Direi che è un dispositivo davvero valido, ci permette di utilizzare al meglio il dual SIM su Android e quindi davvero un dispositivo ottimo da parte di NGM, che si trova ad un prezzo diciamo tra i 200, intorno ai 250 euro, cosa più cosa meno online in base anche alle offerte che si possono trovare, ed è davvero un ottimo prezzo per questo dispositivo che ci permette davvero di sfruttare al meglio Android, utilizzare quasi tutte le funzioni di Android come se stessimo lavorando su un dispositivo di un'altra categoria. Quindi complimenti alla NGM e vi ringrazio a tutti per l'attenzione. Ciao a tutti gli amici quindi di Android Blog e di Edge Mobile.